Io sono molto, molto contenta di aver avuto la fortuna di poter seguire la curatela e comunque anche l'allestimento di questa mostra triennale dedicata al centenario della nascita di Achille Castiglioni. Credo che un personaggio così potente come lui, che ha comunicato una sì grande leggerezza e tanti concetti che secondo me accompagnano il suo, tutto il suo tragitto. Ovviamente quando mi riferisco al suo tragitto parlo del suo tragitto anche con un universo relazionale imponente legato ovviamente ai suoi fratelli Pier Giacomo e Livio, ma anche comunque con tutta la serie di grafici, personaggi della cultura italiana, gli scrittori, editori illuminati, ecco. Trovo che comunque per raccontarlo c'era bisogno di basarsi su un elemento che per me fosse basico, accompagnare il visitatore in qualche modo, in una maniera libera. E nelle mostre che Achille fece del suo lavoro, come alla Castiglioni o Achille Castiglioni Design, Industrial Designer, c'era sempre comunque questo modo di raccontare in maniera giocosa, anche giocosa, fare dei percorsi dove comunque le cronologie sparivano sempre e tutto era un po' sospeso. C'erano rapporti fra gli oggetti, gli oggetti si trovavano fra di loro, si raggruppavano, si moltiplicavano, capitavano delle cose con una grande libertà.